Sì, ho realizzato un sogno, avere una pistola in mano e tirare qualche colpo, speravo mi succedesse prima o poi, è successo con una guida incredibile, quella di Michele. Il grande sogno era stata una bellissima esperienza, è estremamente piacevole essere richiamati, vuol dire che uno aveva seminato bene ed è un attestato di stima essere riconvocati sul set con lui. Ti affascinava l'idea di girare un tanto un film in Francia, nel cuore della Francia, Parigi, e dirigere due grandi attori, su questo non ci sono dubbi. Poi anche la storia. Fortunatamente una bella storia scritta da due giovani trentenni francesi, i quali loro hanno pensato al regista, ma già da 4 anni, 5 anni, da quando è uscito Romanzo Criminale. Gli era piaciuto tantissimo, per cui loro, questi ragazzi, scrivendo, sognavano di fare il film con me. E un sogno che loro hanno realizzato, ma l'ho realizzato soprattutto io. Viaggio a Parigi, bellissima questa esperienza, forse ci potrebbe essere anche un seguito. È stato veramente emozionante per la prima volta trovarsi all'interno di una macchina produttiva indirizzata al fare spettacolo d'azione, girare con 7-8 macchine da presa, incidenti, stunt, proiettili finti. Era una cosa che da attore speravo mi succedesse prima o poi, è successo. Io sono andato in Francia, ho preteso il mio direttore della fotografia italiano, perché noi italiani sul piano, ecco, della fotografia, immagini, ma anche del suono, ripeto, se noi ai nostri operatori, ai nostri tecnici diamo i mezzi, Le diamo possibilità. la possibilità di acquisire i prodotti più tecnologici, più avanzati, anche per i francesi sono rimasti molto sorpresi dal fatto che noi abbiamo portato delle macchine che in qualche modo sono all'avanguardia da un punto di vista delle riprese cinematografiche, parlo di macchine da presa, e che decidevano tra l'altro il colore, il tono sul set. Avevamo una squadra di giovani, uno venuto dalla Germania che collaborava appunto a dare la qualità immediata sul set alla fotografia con Arnaldo Catinari, il quale è molto preparato da questo punto di vista, e i francesi sono rimasti meravigliati a vedere che una troupe italiana arrivava lì a, non dico a dare una lezione di tecnologia cinematografica contemporanea, però di dire caspita, non ce l'aspettavamo. Amici di iVid, un saluto.